dopo i primi due convegni sul lavoro e sul nucleare, questo tema molto sentito, oggetto di uno dei tre referendum che si terranno il 12 e il 13 giugno, un tema che sta molto a cuore al PD. Riteniamo che l'acqua sia un bene di tutti, sia un bene per sua natura pubblico e che non possa essere quindi con varie formule, con vari artifici privatizzata in maniera tale da introdurre ulteriori balzelli anche attraverso questi sistemi su uno dei beni, insieme con l'aria che respiriamo, il sole che godiamo, di cui tutti debbono poter disporre. A parlarne con noi questa sera, tre relatori: Claudio Bettramello, consigliere comunale a Castelfranco del gruppo Partito Democratico, lista Donata Sartor, che nell'ambito del gruppo consigliare si è particolarmente occupato e dedicato a questo tema; Claudio Niero, consigliere dell'autorità d'ambito territoriale omogeneo Veneto Orientale. Poi spiegheremo anche e prego i relatori di spiegare queste sigle, questi acronimi che sono oggetto del mistero, credo anche per noi addirittura, immaginiamoci per chi legge queste sigle, e Mariano Girardi, consigliere di ATS Alto Trevigiano Servizi, anche a lui il compito iniziale di spiegare il senso di questa sigla e di che cosa si occupano. Non è con noi questa sera Floriana Casellato, già ospite nel primo convegno sul lavoro, perché sono le ultime battute di una combattutissima campagna elettorale e nonostante le previsioni di essere qui stasera, ha avuto un altro improvviso impegno in una zona in cui non aveva potuto essere presente per subentrati impegni la settimana scorsa, e quindi non è con noi stasera, essendo già stata con noi peraltro in più di un'occasione in questa campagna elettorale. Io passo subito la parola all'amico e collega Claudio Bettramello, che dirà quella che è stata la sua esperienza nell'occuparsi di questo tema a Castelfranco e alcune cose che mi sembrano particolarmente interessanti, avendolo io sentito in altre occasioni parlare di questi aspetti. Allora, buonasera e grazie di essere venuti. Ovviamente cercherò soprattutto di porre dei quesiti, per cui almeno credo che il fulcro della mia relazione sia porre delle domande. Quindi mi fa piacere anche aprire, magari i nostri altri relatori potranno aiutare a dare delle risposte, perché la cosa che ho notato quando ho iniziato a approfondire un pochino il tema dell'acqua, tutto è partito perché sono venuto a scoprire che silenziosamente, poi come vedremo, le tariffe di attivazione subentro sono da un giorno all'altro salite di più del 1500%. Quindi da lì ho cercato di approfondire. Quello che appare subito chiaro è che non si riesce a trovare il bandolo di questa matassa di legge. Alla fine non si capisce chi ha fatto delle scelte e perché e quando esattamente, a dire io ho questa responsabilità. Cioè alla fine c'è una prima leggiuncola, poi una seconda, poi un decretino, poi una, e alla fine ci troviamo che la situazione ha perso la sua forma iniziale, e ci troviamo da un'altra parte, però nessuno dice sono stato io che con questa cosa ho trasformato. Quindi io ho più domande che risposte. Sicuramente alcune considerazioni riguardano un livello sovranazionale, un livello internazionale. Io ho lavorato all'estero per molti anni, quindi ho sempre un pochino la curiosità di vedere il resto del mondo cosa dice. Le Nazioni Unite, l'ONU, il 28 luglio 2010 ha introdotto tra i diritti umani fondamentali l'accesso all'acqua potabile. È stata quindi è entrata a far parte tutti gli effetti della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. È stata una mozione storica, dopo anni di discussioni, l'ha portata avanti il Presidente della Bolivia. Tra i 30 paesi firmatari e che hanno appoggiato fortemente questa iniziativa,
ci sono anche tra i nostri vicini di casa, Germania, Spagna e Francia. Tra questi è emblematico che la Francia, che è una delle nazioni che ha tra le più grandi multinazionali che si occupano di acqua, abbia appoggiato questa risoluzione. E effettivamente è il frutto di una maturazione che ha dovuto fare suo malgrado la Francia, rendendosi conto che alcune scelte che aveva fatto erano sbagliate, e hanno avuto il coraggio di dire: sono state scelte sbagliate, abbiamo preso una direzione sbagliata e adesso cambiamo direzione. Quindi due esempi importanti dell'ambito francese, quindi parlando dei nostri vicini di casa: dal 1 gennaio 2010 Parigi ha tolto la gestione dell'acqua alle multinazionali francesi della Veolia e Suez, e è tornata ad essere a gestione pubblica al 100%. E un altro caso interessante è quello di Grenoble, che ha fatto un paragone, ha confrontato 10 anni di gestione pubblica e 10 anni di gestione privata. È arrivata alla conclusione che con la gestione privata le tariffe aumentano, che la rete ha meno investimenti quando c'è il privato rispetto a quando gestisce il pubblico, che l'occupazione offerta per i cittadini del posto viene ridotta, quindi il personale viene ridotto all'osso quando c'è il privato, e che alla fine anche la qualità dell'acqua erogata, cioè quindi loro hanno monitorato anche il livello la purezza dell'acqua, la contaminazione, eccetera, e si è visto che evidentemente anche i controlli si erano ridotti. Quindi hanno concluso che è meglio che l'acqua sia gestita dal pubblico e hanno fatto questa scelta. Però è un caso interessante perché loro hanno proprio confrontato, quasi, mettiamo un po' tra virgolette, scientificamente le due gestioni. A livello nazionale, con questa compartecipazione del privato nell'azienda che eroga i servizi dell'acqua, quindi la nostra legge adesso consente che ci sia il privato che partecipa alla gestione dei servizi idrici. Laddove il privato è entrato con un certo peso, i cittadini hanno aperto una battaglia. I casi più importanti sono quelli di Arezzo, Latina, Firenze ed Agrigento. Arezzo ha visto un aumento delle tariffe del 400%, Agrigento è il posto dove l'acqua costa di più in Italia e hanno l'acqua un giorno sì, un giorno no. Quindi i cittadini in queste città hanno messo in luce immediatamente che il passaggio è stato drammatico e in negativo. Non ho avuto la possibilità di approfondire nel dettaglio il caso di Roma. Quello che balza agli occhi, allora, l'acqua è gestita da questa società per azioni che è la Acea, che non gestisce solo l'acqua, gestisce anche i rifiuti e l'energia elettrica. E nel sito, nella web page, questo è, se aprite il sito dell'Acea, gli danno l'andamento del titolo. È una società per azioni quotata in borsa. Chiaramente, sapere che la società che gestisce l'acqua deve in qualche modo non solo rendere conto degli azionisti pubblici, ma anche degli azionisti privati, e anche confrontarsi con il mercato della borsa, ci fa in qualche modo riflettere sul fatto che probabilmente un profitto ci deve pur saltare fuori per queste aziende. Non credo che siano così, dici, no, facciamo il profitto sull'energia e invece sull'acqua non lo facciamo. Allora, i dati che sono riuscito a prendere dell'Acea è che ancora l'azionista più importante è il Comune di Roma con il 51%, però gli altri azionisti sono del gruppo di Caltagirone e della Suez, non vi so dire le percentuali, qui non le ho trovate. E pare che dei 59 milioni di euro di profitto dell'esercizio appena concluso, si è stato chiesto di investire una quota di questi profitti per la rete, e invece hanno detto no, noi siamo una SPA e quindi i profitti vanno agli azionisti, ci mancherebbe altro. All'interno di questo contesto sono arrivati i referendum. Sono i referendum, quelli sull'acqua, inizialmente erano tre quesiti che poi sono stati ridotti a due, questi sono i referendum più firmati, più voluti dai cittadini italiani della storia della Repubblica. Neanche il divorzio e altri referendum storici hanno avuto una partecipazione dei cittadini così importante. I due quesiti
che riguardano un decreto legislativo convertito poi in legge del 2008 e un decreto legge 152 del 2006. Fondamentalmente, poi se volete approfondire qui ci sono i testi, con il primo quesito si cerca di impedire la privatizzazione dei servizi pubblici, quindi che il privato non possa entrare. Dall'altra parte si elimina tout court la possibilità di avere dei profitti, di fare profitto dall'acqua, cioè viene eliminata questa frase. Dice che la tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica del servizio fornito, delle opere, degli adempimenti necessari, dell'entità di costi di gestione delle opere, e dice questa frasetta, dell'adeguatezza della remunerazione del capitale investito. Quindi di fatto si riconosce la possibilità che se tu hai investito del capitale ti deve remunerare, quindi puoi fare dei profitti dall'acqua, e questa è la porta che rende interessante la faccenda ai privati. Togliendo questa porticina il privato dice: cosa vengo a fare se non posso fare dei profitti? E sta automaticamente fuori. Quindi questo è quanto saremo chiamati a votare, e le ultime notizie danno per certo che i quesiti referendari sull'acqua si faranno. C'è qualche dubbio ancora sul nucleare, minimo, ma sull'acqua non ci sono più dubbi. La mobilitazione legata a questi referendum ha fatto formare un forum Acqua Bene Comune, che ha un sito, questa è la web page, e che ha cercato di dare informazioni. Diciamo, all'interno di questo forum si è creato un sottoforum, un forum parallelo, che è il coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua bene comune e la gestione pubblica del servizio idrico, ovvero alcune amministrazioni, sono circa 150, dal 2009 ad oggi, hanno fatto parte, tra l'altro non solo del centro-sinistra, ma alcune anche del centro-destra, a dimostrare quanto questo tema dovrebbe essere a interesse generale dei cittadini e non tanto legato a sono di un partito, la penso così, sono di un altro partito, la penso qua. E quando le amministrazioni sono più vicine ai cittadini, anche di destra, fanno alcune, entrano anche a far parte di questo coordinamento nazionale. E queste amministrazioni hanno ufficialmente preso una posizione perché la gestione del servizio idrico resti completamente pubblica. Il coordinamento ha, se poi nelle slide che saranno ovviamente nel sito del PD e della lista Sartor, saranno a disposizione se volete, insomma, approfondire che cosa intende fare questo comitato. A fronte di questa enorme mobilitazione, il governo si è un po' evidentemente spaventato, e quindi le controstrategie del nostro governo sono state principalmente tre. Ha impedito l'Election Day, tra le altre cose gettando al vento tra i 300 e i 400 milioni di euro, questo che ci costerà non aver accorpato il referendum alle elezioni, nel nostro caso provinciali o comunali, che ci saranno in molte parti d'Italia. Un silenzio stampa strepitoso, poca informazione, addirittura con un cavillo sono riusciti a posticipare le campagne di informazioni previste da legge, che dovevano iniziare il 4 aprile e invece sono iniziate qualche giorno fa, quindi con un mese di ritardo. E poi c'è stato tutto il tentativo di delegittimazione dei referendum, approvando leggi, ho inventato questa espressione, ad momentum, cioè come possiamo fare per eliminare i referendum. Allora hanno un po', in modo fasullo, vedi acqua, un pochino in modo meno fasullo, vedi nucleare, che alla luce della tragedia recentemente occorsa in Giappone ha mobilitato ovviamente molto le persone, la paura, anche la parte viscerale, per cui i sondaggi dicevano che sul nucleare c'era più mobilitazione che sull'acqua, e quindi stanno cercando di affondare questo referendum. E ovviamente il nostro compito sarà quello di rendere vani questi tentativi, anche se non è detto, cioè dobbiamo davvero darci da fare tutti quanti a livello personale, perché non è per niente detto che il quorum sarà raggiunto.
terzo livello, quindi internazionale, nazionale, a livello locale. Allora, io sono andato nella home page del sito ufficiale dell'ATS, abbiamo un consigliere, e all'interno del sito dell'ATS trovate un po' di spiegazioni, perché l'ATS, i comuni ne fanno parte, si trovano delle cose curiose. Allora, dal momento io mi metto sempre dalla parte dei cittadini. Allora, siccome i cittadini non capiscono bene, poi magari questa è una domanda, perché l'ATS esista, cioè dici, ma scusa, prima tutto sommato le cose funzionavano bene anche quando c'erano i consorzi un pochino più piccoli o comunali, perché siamo dovuti confluire? Allora la risposta che ti viene data è: la legge lo prevedeva, è obbligatorio. Poi però nel sito c'è scritto, per esempio, l'acquisizione del servizio attualmente svolto dal consorzio SIC su 4 comuni, Castello di Godego, Loria, Riese Pio X e San Zenone degli Ezzelini, ha avuto un freno, tra virgolette. Cioè, ha avuto un freno, tra virgolette, un primo accordo, quindi l'impressione che ha il cittadino è: che cosa è successo? Cioè, che cosa vuol dire un freno, tra virgolette? Cioè, spiegamelo, se tutti mi dicono che è obbligatorio, assolutamente necessario che tutti confluiscano nell'ATS e qualcuno non è confluito, io mi aspetto che tu mi dia delle ragioni importanti, rilevanti. Ci sono delle ragioni oggettive, spiegamele, perché mi devi mettere un freno, tra virgolette? Io non so quali siano queste ragioni, però dal punto di vista della comunicazione non mi sento molto rispettato, ecco, perché noto una contraddizione. Se è obbligatorio per tutti, laddove qualcuno non è ancora entrato, mi devi spiegare bene perché non è entrato, allora io capisco meglio la tua istituzione. Poi vengono spiegate le tariffe. La cosa che è interessante è che vi viene detto quanto si spende a seconda di quanto si consuma. Più si consuma, più la quota per metro cubo aumenta. E fin qua dici, va bene o va male? Beh, intanto sarebbe interessante che l'ATS dicesse: una famiglia mediamente consuma X, cioè se tu mi dici questo costa metro cubo, io cittadino cosa ne so di quanti metri cubi? Io devo andare a leggere la mia bolletta, oppure a lato scrivimi quanto consuma una persona a metro cubo. Allora in Italia la media nazionale è 72 metri cubi all'anno per persona, questo è quello che riferisce l'Istat, non il sito dell'ATS. A questo punto uno fa un calcolo: una famiglia di 4-5 persone, quindi 7 per 4 28, 7 per 5 35, sono insomma circa 300 metri cubi. Sono abbastanza, cioè si lavano molto queste persone, anche se Berlusconi ha detto che quelli di sinistra non si lavano. Ecco, se è una famiglia di sinistra, in realtà si lava molto con 300 metri cubi all'anno. Tuttavia, il passaggio dalla tariffa, vedete, la tariffa P2 a P3 è esattamente a 300 metri cubi. Quindi io in modo tendenzioso ho preso una famiglia di 4-5 persone, ho moltiplicato per i metri cubi che consuma all'anno secondo l'Istat, saltano fuori circa 300 metri cubi. Se uno si ferma a 299, gli saltano fuori 336 euro all'anno. Se uno si ferma, se uno supera i 300 e va a 301, scatta la quota più alta per metro cubo, quindi da 0,94 passa a 1,21 e diventano 435 euro l'anno. Allora, la prima considerazione è: sono tanti o sono pochi? Allora, dipende, la risposta è dipende. Sono pochi se uno guadagna molto, sono moltissimi se uno è povero. Ma soprattutto, rispetto a prima, sono molti di più o sono pochi di più? Ma sono considerevolmente di più, nel senso che se uno consuma molto molto poco di acqua, i costi attuali sono molto simili ai costi di prima dell'avvento ATS. Quando uno inizia a consumare un pochino di acqua in più, in realtà le differenze sono notevoli. Il problema è che dentro queste tariffe ci sono delle cose che prima non c'erano, e anche su questo io all'altra conferenza, quando c'era il vicepresidente, mi pare, dell'ATS, lui aveva quest'ansia, non so se anche aveva
quest'ansia di dire che erano pochi, che alla fine non sono aumentati molto, eccetera. Ma in realtà lui deve partire dal presupposto che dice, dal momento che mi hanno cambiato le regole del gioco, ovvero che prima i cittadini pagavano solo le spese correnti dell'acqua e il resto delle spese di manutenzione, di sviluppo della rete, la pagava la fiscalità generale. Adesso alla TS si è detto, tu dentro le tariffe che paga la gente, ti devi calcolare anche i costi di sviluppo della rete e di manutenzione della rete. E quindi, come fa a avere ansia il vicepresidente dell'ATS, perché dice, beh, in fondo non sono aumentati molto i costi? Cioè, lui deve dire, per forza i costi sono aumentati per i cittadini, perché prima dovevo pagare solo una quota del tutto, adesso devo pagare il tutto. Quindi il ragionamento è differente, il ragionamento deve essere cosa costa semmai l'ATS per la quota, o come riesce a migliorare l'efficienza, dopo vedremo, per la quota che prima era gestione delle reti, diciamo, comunali o di piccoli consorzi comunali. Quindi lei deve dimostrare che è più brava di quello che veniva fatto prima per la quota, confrontando le stesse cose. Poi dice, purtroppo devo anche chiedervi soldi per la manutenzione e per lo sviluppo della rete, che prima il comune non vi chiedeva, quindi separo le due faccende, quindi vi dimostro che la quota che pagavate prima non solo non è aumentata, ma sono così bravo che te l'ho ridotta. E poi, in modo totalmente trasparente, ti dico, dal momento che io ho questi tot miliardi di investimenti, questi tot miliardi di manutenzione, io ti devo chiedere anche questa parte che prima non avevi. Allora io come cittadino almeno capisco le regole del gioco. E invece mi dicono, no, ma non sono aumentate molto le tariffe, no? Aveva quest'ansia di dimostrare che non sono aumentate. Cioè, per forza le hai dovute aumentare. Ma allora, mi viene da dire, ma cosa c'è da nascondere? I costi di attivazione, giusto per menzionare una cosa che riguarda più il comune di Castelfranco che l'ATS, nel senso che l'ATS ha applicato dei costi di attivazione di subentro uguali in tutti i comuni, facendo i loro calcoli di mediamente quanto costa un'attivazione ATS e tu te la paghi un'attivazione o un subentro. Il problema è che a Castelfranco pagavamo 11,36 euro, adesso si pagano per il subentro 66 euro e per la riattivazione 187 euro. La riattivazione e il subentro in realtà è una cosa puramente formale, nel senso che uno della riattivazione dice, vabbè, ci sarà del lavoro in più, in realtà è una cosa che scatta, anche se siete in un condominio dove basta svitare un rubinetto, che scatta dopo 15 giorni da quando quello di prima ha disdetto il contratto, 30 giorni. Quindi in realtà non è che dici, vabbè, dovevi svitare il rubinetto dopo 30 giorni e ti è costato di più, quindi anche questa cosa un cittadino la nota. Questi costi nel sito dell'ATS non sono menzionati, io non li ho trovati, dico, non sono un hacker, per cui le cose molto nascoste non le trovo, però diciamo, da cittadino normale, io questa informazione nel sito dell'ATS non l'ho trovata, ho dovuto reperirla all'ufficio dove appunto si fanno le attivazioni dell'acqua a Castelfranco. Allora, su questo c'è stata un'interpellanza nostra per dire al comune, guarda che tu comune non puoi far finta di dialetto, diciamo, finta di pomi, cioè il tuo cittadino fino all'aprile del 2010 pagava 11 euro, il primo maggio, il 2 maggio 2010 gli chiedi 187 euro, cioè non puoi stare zitto di fronte a questa cosa qua, dovrai informare i tuoi cittadini, dovrai farti carico che in un momento di crisi, per alcune famiglie magari costrette a cambiare casa, non riescono a pagare il mutuo, devono andare in affitto, cambiare casa, cioè dire, oltre al danno, la beffa anche di pagarmi 187 euro. Saranno 10 famiglie, saranno 100 famiglie, non lo so, finché non diamo questa opportunità non lo sapremo mai. Il comune ha fatto finta di pomi, noi come gruppo consigliare PD e Elisa Sartor abbiamo detto, il comune può avere un pochino di fondi per contribuire alle famiglie in difficoltà del comune a pagare questa attivazione, cioè l'attivarsi, poi magari consumi 50 litri all'anno, cioè alla settimana per bere, però per attivarti è proprio il diritto umano di fondamentale.
e ovviamente la nostra amministrazione leghista non ha preso in considerazione la proposta. Tornando alla questione dell'efficienza, quindi di per sé io non ci trovo niente di sbagliato se l'ATS come consorzio più grande prende in mano la faccenda di tutti i comuni della zona e riesce ad essere più efficiente, quindi a parità di servizio erogato impiega meno risorse, quindi un'economia di scala ci può stare. Quindi di per sé non la trovo sbagliata, purché ci sia trasparenza e venga spiegato appunto qual è il confronto con quello che veniva speso e garantito prima rispetto a quello che spendete e garantite adesso. Restano aperte delle domande, e cioè perché non si menziona mai, e qui è il discorso che dici boh, ma chi l'ha decisa sta cosa, che adesso è cambiato il paradigma. Cioè prima veniva detto al cittadino, così come io non ti vengo a chiedere il pedaggio per le strade asfaltate, ma solo nelle autostrade, così come quando sei ricoverato hai un accesso gratuito, prima io ti chiedevo un contributo per la componente di utilizzo dell'acqua che facevi te, era molto bassa per evitare sprechi soprattutto, ma il servizio ti veniva garantito dallo Stato con la fiscalità generale, non è che tu dovevi pagarti l'intera prestazione. E invece questa è una conseguenza di una legge del 94, la legge Galli, che ha introdotto il concetto di full recovery cost, cioè del ritorno completo dei costi. Questa è stata la prima legge che poi ha dato, no, il primo tassello di questi eventi che ci ha portato dove siamo. Perché? Perché proprio sull'acqua, cioè la tassazione generale progressiva rende conto proprio del fatto che se io guadagno di più pago più tasse, e quindi a te che guadagni meno vengono comunque garantiti quei servizi considerati essenziali dallo Stato. Fa parte dell'evoluzione sociale, fa parte del fatto di essere in una democrazia evoluta. E quindi la domanda è: perché si è scelta l'acqua per far ricadere sulle tasche dei cittadini i costi totali di un servizio pubblico? È il primo tassello, poi ci chiederanno di pagarci completamente anche i servizi sanitari. Quindi queste domande restano aperte, perché io non so cosa c'è, di che scelta è stata fatta, che ha portato, cioè quale ragionamento è stato fatto per dire beh, da domani il totale dei costi dell'acqua vengono pagati, in inglese c'è un'espressione molto bella, out of pocket, vuol dire fuori dalla tasca, cioè che l'intero costo dei servizi lo paghi al momento dell'erogazione. Altre domande aperte, e queste riguardano più l'ATS: perché non è previsto nessun correttivo in base alla numerosità del nucleo familiare? Cioè se io ho 4 figli, mi aiuterai sul fatto che io utilizzo più acqua di un singolo? Invece la progressione dei costi delle tariffe è puramente proporzionata al livello dei consumi, cioè più consumi e più ti costa metro cubo. Sul fatto che tu sia single o che tu sei in 5 in famiglia non cambia questa cosa, e quindi questo è ingiusto ovviamente. Poi perché non è previsto nessun correttivo o scritto serio per le utenze deboli? In realtà dall'11/3/2011 è stato introdotto, quindi molto recentemente, un contributo, un aiuto di 25 euro all'anno per utenza. Se c'è un ISEE, che è un indicatore della ricchezza, in base a qual è il reddito, qual è la casa di proprietà, eccetera, quanto è il nucleo familiare, c'è un reddito equivalente. Io non so se siano tanti o pochi 7.500 euro di ISEE, so solo che guardando il formulario, la domanda, eccetera, per 25 euro all'anno, non facciamo finta che questa sia la soluzione alla faccenda, cioè la trovo una cosa un pochino demagogica. Nel sito adesso, nella web page, c'è questa cosa qui, però non penso che questo risolva i problemi delle famiglie bisognose, 25 euro all'anno, a fronte di spese potenziali di 300-400 euro e 170 euro di attivazione. E poi non ho ancora capito chi è il soggetto responsabile delle tariffe, cioè chi ha deciso queste tariffe, chi ha deciso che non c'è un correttivo per la numerosità del nucleo familiare, chi ha deciso di non fare correttivi per le famiglie in difficoltà. E quindi spero che anche su questo possa avere delle risposte. Il Partito Democratico già nel 2010, in chiusura dell'amministrazione Gomierato, aveva proposto, partendo da una
dal capogruppo di allora, Livio Frattin, una delibera che facesse prendere posizione al comune di Castelfranco nel tema dell'acqua pubblica. E hanno votato tutti a favore, tranne l'attuale vice sindaco Marcon, Battocchio e Barbesini. Non c'era il sindaco, era assente in quella seduta, per cui non si sa come avrebbe votato, ma possiamo presupporre che avrebbe votato in modo contrario. Quindi questa delibera era una delibera di intenti, diceva: guardate che il comune di Castelfranco vuole prendere una posizione chiara di fronte al fatto che l'acqua è un bene, è un diritto umano, è un diritto intoccabile e deve rimanere di gestione proprietà pubblica a tutti gli effetti. Quindi è stato un segnale politico e di valoriale molto importante che la Lega ovviamente non ha votato. Questa è l'interpellanza presentata da me sulla aiutare le famiglie bisognose nell'attivazione, anche questa è stata respinta. Quali sono le conclusioni che almeno per un'amministrazione? Allora, l'amministrazione può fare almeno tre cose, forse ce ne sono molte di più, quelle che sono venute in mente a noi sono che deve intanto prendere una posizione chiara contro le leggi, insomma, che hanno originato tutto questo, entrando a far parte del coordinamento nazionale degli enti locali per l'acqua pubblica, e ovviamente in questo momento anche sostenere in modo aperto i referenti. Poi avere un atteggiamento critico e proattivo in seno all'ATS per un'attenta analisi dei costi e una modifica del sistema tariffario, perché se il comune di Castelfranco è uno dei soci dell'ATS, anche se non ho ancora ben capito chi decide le tariffe, alla fine avrà un peso, visto che l'ATS ci dicono che è nostra, allora se è nostra io voglio poter dire qualcosa come comune. Dall'altra parte il comune deve prevedere, mentre cerca di cambiare un pochino le regole del gioco, e non ci si impiegano due mesi e probabilmente nemmeno due anni purtroppo, deve dare un sostegno diretto ai cittadini in difficoltà serio, e quindi dire: guarda, l'attivazione te la pago io, se hai problemi a pagare la bolletta mi dimostri che i tuoi consumi sono comunque bassi, cioè faccio io. Questo è il sostegno che il comune nel frattempo, mentre cambia le regole, quindi deve insegnare a pescare ma allo stesso tempo nutrire, perché finché il pesce non abbocca la gente vuole muore di fame. Queste sono un po' le riflessioni che abbiamo fatto. Chiudiamo con una battuta: io sono stato in Sudan lo scorso estate per un lavoro, insomma, di valutazione di un progetto, e questo era il rifornimento dell'acqua attraverso l'asinello che ci arrivava ogni due giorni, insomma, per cui non vorrei che con l'avvento dei privati lo smantellamento arrivasse a dover bisogno di avere questo tipo di approvvigionamento. Vi ringrazio molto.